Sì. Ale oh, ale oh, un ale oh, ale oh, ale oh, ale 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 ale. E vai, siamo riusciti a vincere. Riusciti a vincere, ma effettivamente con un gol di Under. Com'è che abbiamo giocato? Com'è che abbiamo vinto? Giocando con il 4-3-2-1. Deve, no, con il 4-2-3-1, scusatemi, no, non il primo, il secondo l'ho detto, quindi 4-2-3-1. Così bisogna giocare, così bisogna giocare, bisogna far tornare De Rossi, che nell'ultimo periodo è scomparso, deve tornare e bisogna farlo ricominciare a giocare. Poi Pellegrini, mamma mia, cioè, l'unico forte che io in qualche modo non ho potuto guardare la partita, l'ho detto che non l'ho guardata, Pellegrini è stato proprio. Se l'avevamo fatto fuori, che si è preso il rosso, non lo so se era giusto perché non l'ho vista l'azione, quindi non so dirvi, però credo di sì comunque non. Ma mamma mia. L'ho giocato benissimo. Credo che Dzeko si è un po' mangiato qualche gol, però. Under ha fatto il gol, uno dei gol più veloci in campionato fatti dalla Roma, 48 secondi. Ho detto una statistica, quello là più veloce prima di questo, fatto, cioè quel più veloce, che ovviamente è più veloce, cioè più veloce di questo, che appunto ho fatto prima, ho fatto nel 2012, no, sì, nel 2012 da Totti, che aveva fatto dopo 30 secondi dall'inizio della partita. Questo qua invece dopo 48 mi sembra, sì. Under fortissimo. Guarda, se comincio a usare questo modulo e aggiustiamo un po' la mira, possiamo fare grandissimi progressi. Ma veramente. Più volte sembrava che Nanonassi fosse fatto male, ma alla fine no. Non ha retto. Alisson ha tolto qualche pallone sporco da mezzo. Alisson, sempre. Se continuiamo a giocare così possiamo fare grandi passi avanti. Adesso siamo a meno 1 dall'Inter e a meno 4 dalla Lazio. Il terzo posto possiamo ancora prenderlo. Possiamo ancora prenderlo il terzo posto. E faremo i diretti così schifosi. Leggi. Quello che noi valiamo. Quindi mi sembra che la prossima è col Benevento. Mi spiace ovviamente perché un po' lo simpatizzo, diciamo. Spero che si salvi ovviamente, però la prossima mi dispiace ma deve perdere, perché noi abbiamo bisogno di punti. E che dire? All'andata col Verona non mi ricordo se era fino a 2-0, mi pare. O 3-0 all'andata. Vabbè, però ovviamente veniamo da una situazione difficile. Quindi, detto per fortuna, l'Inter ha pareggiato pure la Sampdoria. Quindi ci siamo messi in una buona situazione. Quindi adesso ripartiamo da qua. Forza ragazzi, carichi. E andiamo avanti così. Bella.